gara 1 del GT Open. Aspa Francorchamps per il secondo round del GT Open. Parte Albert Costa dalla pole position conquistata in mattinata. Mikkel Mack cerca di farsi vedere negli scarichi della Lexus, fila in seconda posizione si porta Rob Bell in terza piazza, affiancato anche dal compagno di squadra in seno alla McLaren. Andrea Caldarelli porta il sorpasso alla Lamborghini Gallardo con la Ferrari 488. Il pescarese si porta alle spalle di Fran Rueda con anche Smkowiak che tenta l'attacco e riesce su la BMW M6. Contatto suicida da parte di Smkowiak che mette fuori gioco come l'Edogard. I due erano in lotta per la quarta posizione ai piedi del podio. Rischio anche tra Fontana e Smkowiak, verrà poi penalizzato il pilota olandese. Guardate come chiude a muro l'italiano, riesce comunque a prendere la posizione. Thomas Biagi anche alle spalle, una gara difficile per il campione in carica, comunque in zona punti con Giovanni Venturini qui inquadrato nel confronto con Thomas Eng. Emozioni nel GT Open, largo, larghissimo, ma tornerà poi il ceco a prendersi la posizione sul vicentino. Ritiro poi nel finale per l'ex Formula 1 con Venturini, che chiuderà dunque in nona piazza alle spalle di Edoardo Liberati. E la seconda vittoria di stagione dopo gara 1 a Estoril, anche gara 1 a Spa, nelle mani dell'Emil Frey Racing. Albert Costa e Philip Fromwiller vincitori di questa corsa e vicinissimi alla leadership di campionati, dato il ritiro di Dominic Frambacher e Mario suo fratello. Seconda posizione per Victor Baveng e Fran Rueda.